Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Come state? Spero tutto bene. Ci ritroviamo ancora una volta su Final Fantasy VII per Crisis, non per parlare di chissà che cosa, perché al momento il gioco sta attraversando una di quelle sue fasi di calma piatta, dove l'unica cosa che stiamo avendo al momento all'interno del gioco è la campagna del Final Fantasy VII Day, ovvero il 31 gennaio, sapete essere appunto l'anniversario dell'uscita di Final Fantasy VII, tra l'altro festa addirittura nazionale in Giappone, quindi abbiamo questa sorta di login che otteniamo praticamente giornalmente con ricompense, con poi una campagna di level up per i personaggi, delle materie, eccetera eccetera. Diciamo una classica campagna che comunque sia abbiamo la possibilità di poter sfruttare all'interno del gioco. Quindi come potete vedere abbiamo la possibilità di ottenere ticket che stiamo ottenendo durante tutte queste giornate, che ho shaftato in maniera malissimo, ovviamente Blue Crystal e tutto quello che possiamo ottenere. E come potete vedere durante tutto questo periodo i personaggi di Final Fantasy VII avranno praticamente la possibilità di poter accumulare più esperienza che al tempo stesso possiamo accumulare anche grazie al nuovo evento del Bomb Rush. Quindi approfittatene, perché è un evento comodo per poter livellare i personaggi, soprattutto lo stage giornaliero che vi dà praticamente 1 milione di punti così a gratis. E poi come potete vedere abbiamo l'altra sezione di login dove possiamo ottenere praticamente fino ad altri 2000 cristalli, quindi 2000 e 1000 sono 3000 in totale, più ovviamente i ticket, anche i pacchi all'interno dello shop, nuovi banner speciali che ovviamente avranno una o più 5 stelle garantite praticamente nello shop con le gemme rosse, quindi saranno banner speciali, infatti paid only draws. E poi basta, ovviamente per il momento non ci sono grosse novità. Gli eventi al momento stanno ancora continuando con Sephiroth, la Reawakened, dove è possibile appunto effettuare la Crash 1, la Crash 2, che effettueremo anche noi praticamente in live su Twitch in questi giorni, quindi ovviamente state allerta, perché probabilmente venerdì o vediamo se si può fare in qualche altro giorno avremo la possibilità di fare le co-op crash, così chi non ha avuto la possibilità di poterle affrontare daremo una mano e cercheremo appunto di fare quello che è fattibile. E poi ovviamente il nuovo evento che ancora appunto ha ancora una settimana a disposizione e altri 5 giorni di Sephiroth, quindi immaginatevi la calma che può esserci al momento all'interno del gioco, dove è ottimo consiglio ovviamente soprattutto ai giocatori che sono rimasti un po' indietro di approfittarne per livellare i personaggi. Quindi livellatevi i personaggi grazie a questo evento e non ve ne pentirete. Ma in tutto ciò cosa facciamo oggi? Perché questo video? Facciamo questo video semplicemente per tirare un po' le somme. Final Fantasy VII Ever Crisis è già uscito da un paio di mesi. Ci sono stati ovviamente diversi eventi, ci sono state diverse polemiche, ci sono state anche diverse lamentele da parte di alcuni giocatori, un incredibile ammontare di download che però non si sono convertiti in giocatori effettivi. Io rappresento comunque uno di quei giocatori day one che ovviamente ha giocato fin dall'inizio e ha avuto la possibilità comunque di stare appresso al titolo anche prima, ricevendo comunque informazioni, leggendo le interviste, guardando tutte le caratteristiche e specifiche del gioco, così come ho fatto anche con Opera Omnia prima di Ever Crisis, che vi ricordo chiuderà praticamente mese prossimo. Il 29 di febbraio chiuderà ufficialmente Dissidia Opera Omnia, mentre invece Ever Crisis
speriamo possa comunque continuare ad andare avanti. Ha chiuso anche Nier Reincarnation, quindi stanno lentamente sparendo alcuni dei titoli Square Mobile che ci hanno accompagnato durante questi anni. Rimpiangerò tantissimo ancora Mobius, io purtroppo, quello era secondo me veramente veramente figo, è un vero peccato che sia stato abbandonato in questa maniera, perché Mobius rappresentava secondo me un qualcosa di veramente veramente figo. Spero che ci ripensino, comunque possano fare un qualcosa di simile. Però che cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a vedere com'è il mio account. Facciamo una sorta di account tour. Vediamo che cosa sono riuscito a fare in questi mesi di gioco, con ovviamente anche delle piccole spese che ho affrontato per supportare il titolo, perché ovviamente io non sono free to play al 100%, sono stato comunque un low spender, chiamiamola così, proprio perché ho comunque speso qualcosa all'interno del gioco. Però vediamo che cosa il mio impegno, la mia costanza all'interno del titolo, più un aiutino quando era necessario, che cosa siamo riusciti ad ottenere all'interno del gioco. Partiamo dai personaggi. I personaggi sono praticamente quasi tutti a livello 70 ormai. Mi mancano soltanto Red e Yuffie, la nuova arrivata, che a breve arriveranno al 70. Yuffie ovviamente più avvantaggiata rispetto a Red grazie al bonus che ha avuto durante la sua uscita, che le permetteva di ottenere il 400% di esperienze in più. E poi invece tutti gli altri personaggi già praticamente a livello 70, quindi per il momento siamo a pari con quello che il gioco ci richiede, anche perché i level up, come ben sapete, saranno praticamente processati all'interno del gioco circa ogni 2 settimane, o comunque neanche un mesetto, forse meno di un mesetto, ma comunque 2 settimane/1 mesetto, e abbiamo comunque questo incremento di level up proprio per permetterci di affrontare i nuovi eventi con una marcia in più. Per quanto riguarda le summon, invece, abbiamo praticamente tutte le summon ormai quasi complete, o Shiva forse, sì effettivamente mi è rimasta Shiva un pochettino indietro, ma non so effettivamente per cosa, forse mi è rimasto qualche nodo. Sì, mi è rimasto effettivamente qualche nodo qua che dovrei riuscire comunque a chiudere adesso. Quindi andiamoli a chiudere insieme in live, proprio così, ecco, perché mi erano rimasti in sospeso. E come potete vedere abbiamo praticamente Ifrit, Shiva e Ramu complete al 100%, Bahamut, l'ultima summon uscita, ancora un po' bloccata con il Mega Flare a livello 4, semplicemente perché devo andare a completare la X2 che adesso con i personaggi a livello 70 è probabile possa effettivamente andare a chiudere. Quindi probabilmente la proverò e probabilmente andrò a vedere un pochettino quello che riusciremo a fare. Successivamente andiamo a vedere le nostre armi, che è la sezione probabilmente più interessante, che tutti magari vorrebbero in un modo o nell'altro guardare e vedere un po' la situazione. Abbiamo tutte le varie armi degli eventi, che praticamente sono ovviamente maxate. Alcune portate addirittura al più 20, altre invece portate comunque al più, almeno più 10, quello che è giusto anche in base alla fortuna. E le armi in questo caso, che sono comunque non free to play, abbiamo soltanto la Edge Wings di Sephiroth, che sono riuscito a portare ad overboost 10, quindi full overboost, semplicemente perché Sephiroth è il mio personaggio preferito, quindi la wishlist, anche alcuni ticket fortunati, mi hanno consentito di arrivare a questo risultato. Poi altre armi non free to play, abbiamo la Bold Eagle di Lucia, che fondamentalmente mi esce quasi sempre, e inoltre in coppia con Sephiroth mi permette di avere un setup ghiaccio molto molto forte, perché appunto Lucia mi consente di abbassare la resistenza al ghiaccio, fare tanti danni fisici, e Sephiroth invece danni magici. Poi abbiamo anche la Fairy Tail, che era una delle armi addirittura che non riuscivo ad ottenere nel gioco. Ho fatto non so quanti reroll per ottenerla, e intanto adesso invece abbiamo addirittura 2 overboost rosa. La Slick Beetle di Matt, che questa è un'ottima arma soprattutto contro
soprattutto contro quei nemici che danno fastidio tramite l'attacco fisico, perché la Slick Beetle vi consente di ottenere l'attacco X-Shot, che abbassa praticamente l'attacco fisico, e poi ha anche delle ottime stats per quanto riguarda le Refined, quindi ottima arma per Matt. Poi abbiamo la Northern Lights, che mi è uscita completamente a caso tutte le volte dei ticket, free pull, eccetera, eccetera, che me l'hanno portata addirittura a un overboost rosa. La Falchion di Zack, che consigliai come una delle armi migliori per il personaggio di Zack, proprio anche per le sue passive, quindi attacco fisico e vabbè, boost vento, che giustamente ci consente di fare danni. E poi la Falchion, vi ricordo, essere un'arma vento AOE. Quindi veramente tanta bella roba. La Heavy Hoser, che addirittura ho un overboost rosa grazie a questi free pull, grazie a questi ticket e tutte queste pullate, che è una delle armi migliori di Barrett, ma anche una delle armi migliori in generale, perché permette di incrementare boost attacco fisico e ability boost, quindi può essere praticamente utilizzata da chiunque come sub weapon, quindi veramente veramente comoda. La Murasame di Cloud, la prima arma praticamente del gioco, il battesimo del fuoco, potremmo anche dire, di Cloud, una delle armi più utilizzate del personaggio di Cloud come DPS tuono, proprio perché altissimi coefficienti di danni fisici, ma soprattutto la possibilità di poter sfruttare anche il vestito di Cloud, il primo vestito di Cloud, che ci ha permesso comunque di fare i primi passi all'interno del gioco. E poi abbiamo diverse armi già pronte anche con overboost quasi al massimo. La Sun Umbrella, che non riuscivo ad ottenere, adesso finalmente è quasi a livello interessante, quindi poter debuffare tutto subito con l'overboost appena sarà l'overboost 6, che cambierà completamente l'utilizzo di quest'arma. Anche l'Hard Edge ad overboost 6 mi permetterà di mettere 3 livelli di difesa down in un colpo solo, quindi anche questa permetterà a Cloud di essere molto 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 più incisiva. La Buster Sword, una delle armi iniziali del gioco, ma che è anche una delle migliori per quanto riguarda soprattutto le stats, le refined abilities con HP e boost attacco magico fisico, che praticamente può utilizzare chiunque. Diverse armi che comunque sono messe anche abbastanza bene come overboost, ovviamente portate a livello 70-80 in base ovviamente anche alla situazione, perché ovviamente ricordiamoci che portare le armi a livello 80 ci consente di ottenere praticamente tutti i potenziamenti delle Refined Abilities, e quindi ci consente di poterle utilizzare anche come sub weapon a massimo regime, o comunque quasi a massimo regime, perché ci sarebbe il livello 90 che poi vi darebbe un ulteriore boost all'abilità secondaria. Però se volete pompare principalmente la prima abilità, vi basta portare l'arma a livello 80 e non 90, quindi potete tranquillamente andare avanti così. Diverse armi con un overboost, anche diverse armi nuove che ancora non sono riuscito a portare su, o comunque che non ho fondamentalmente portato su, perché le armi senza overboost comunque sia non le vado a potenziare subito, le vado a potenziare dopo, perché senza overboost comunque anche come statistiche rimangono un po' più basso. Ottima la Snowflake, che comunque mi dà un ottimo boost d'attacco magico, però diciamo che con l'overboost sarebbe meglio, anche per potenziare un pochettino il boost ice che ci sta. Dopo le armi andiamo a vedere le materie. Le materie in realtà non sono messo forse benissimo. Ne ho soltanto 2, addirittura 5 stelle, molte a 4 stelle che sono riuscito a craftare, e poi diverse 3 stelle che ancora sto ottenendo semplicemente perché hanno delle statistiche semidecenti, e poi tutte queste che sono quelle nuove che ho craftato, che le utilizzo per darle in pasto alle altre materie e farle aumentare di livello. Per quanto riguarda il crafting delle materie, vi ricordo appunto essere totalmente random, quindi diciamo l'RNG sarà il padrone assoluto del vostro campo di battaglia, quindi non prendetevela male se non vi escono materie 5 stelle, o comunque non vi escono materie forti, perché purtroppo l'RNG comanda tutto. L'unica cosa che potete fare
per combattere un po' l'RNG e fare la sintesi e utilizzare i catalizzatori per incrementare il livello base della vostra materia e permettervi così di riuscire ad ottenere una qualità migliore. Però oltre il 3 per il momento non possiamo garantire 4 o 5 stelle, quindi possiamo garantire fino a un massimo di 3 stelle. Quindi in base a quello che vi serve accumulate i catalizzatori, utilizzateli e incrociate le dita. E per quanto riguarda invece tutte le altre sezioni del gioco, soprattutto i solo content, ovviamente devo farmi ancora le daily. E possiamo parlare della Battle Tower, che effettivamente dovrei portare avanti perché mi scordo sempre essere presente. Sono fermo al 57, i piani sono 70 al momento, però potrei effettivamente già affrontarli perché comunque 259.000 come power raccomandato e io diciamo riesco a raggiungere tranquillamente 230-240.000, quindi posso tranquillamente andare verso il completamento. Vedete, già qua mi dà addirittura il power in blu perché appunto io ho un power più alto, quindi potrei farlo, ma mi dimentico sempre che esiste la Battle Tower e quindi non la faccio mai. Story quest dei vari personaggi tutte completate. Inizialmente Cloud, Tifa ed Eris erano quelle iniziali, hanno aggiunto successivamente Barret che ho già completato. Per quanto riguarda i dungeon, abbiamo i Crisis Dungeon che ho praticamente completato tutti con il grado S+, tranne la Mithril Mine che ancora devo provare a fare S+, ma sarà una cosa che farò verso lo scadere del dungeon, giusto per una cosa personale, ma fondamentalmente parlando tutti gli altri dungeon, come potete vedere, sono già portati tutti ad S+. Ci ho fatto le guide, le trovate ovviamente all'interno del canale se vi interessano, quindi potete tranquillamente cercare aiuto qualora ne abbiate bisogno. Crisis Medal, che al momento non sto utilizzando proprio per risparmiare ed ottenere poi la Buster Sword, che vi ricordo essere disponibile ogni primo del mese. Verrà praticamente inserita la Buster Sword ogni primo del mese per ottenere i vari overboost, e infatti io sto conservando le medaglie proprio per quella. Non c'è altro che devo comprare al momento, quindi va bene così. Mentre invece per quanto riguarda i Criterion Dungeon, tutti quanti fatti, alcuni non completi al 100%, giusto per tenermi qualche ticket da parte nell'eventualità mi dovessero servire dei ticket dispari per pullare. Però fondamentalmente li ho già fatti tutti. L'unico che mi rimane ormai è sono questi due, dove devo riscuotere questi ultimi due ticket non appena mi serviranno. Però tutto il resto, come potete vedere, già completati tutti al 100%. Anche di questi, se non ricordo male, alcuni ho fatto le guide, soprattutto quelle iniziali. Poi ovviamente i Criterion non li ho trattati più, semplicemente perché sono troppo semplici, quindi non penso valga la pena appunto affrontarli, anche perché nella modalità Crisis, quando affronteremo Crisis Dungeon, non dico che sono simili, ma comunque si ci avvicinano molto. Quindi se riuscite a completare il Crisis Dungeon, sicuramente potete completare anche il Criterion, essendo di livello sicuramente più basso. Per quanto riguarda invece, vabbè, il co-op content non c'è molto da dire. Ci sono le varie co-op che ovviamente possiamo affrontare in questo periodo. Io ho già ovviamente tutte quante completate. L'exchange shop, che ovviamente si è resettato, quindi andiamoci a prendere. Ricordatevi che questo shop ogni settimana può essere svuotato, quindi cercate di svuotarlo con i materiali ogni settimana. E poi vabbè, le varie coppe che ho già completato praticamente in tutte le difficoltà e in tutte le loro forme, quindi non c'è effettivamente molto da dire. Ciò che possiamo andare a vedere, che vi faccio vedere anche, sono i Chocobo. Se magari caricasse e mi portasse indietro, ok. Si era praticamente bloccato, quindi ho riavviato il tutto. Per quanto riguarda i Chocobo, ancora è tutto un po' complesso effettivamente il funzionamento dei Chocobo, perché ci sono tante meccaniche
che dovranno essere inserite e che erano già state date mainate, come il breeding, quindi l'accoppiamento dei vari chocobo e l'aggiunzione delle e l'addizione in questo caso delle nuove classi, quindi oltre il CPU che al momento è praticamente quella più forte, è la tier più forte. Io al momento ho cercato comunque di mantenermi basso nelle spese, semplicemente perché ho cercato un maschio e una femmina di ogni diciamo di ogni terreno, quindi in questo caso ho un maschio di fiume e una femmina di fiume, una femmina di prateria e un maschio di prateria. Ne ho anche un altro maschio di prateria, sempre CPU, ma semplicemente perché era CPU, quindi l'ho dovuto prendere necessariamente. E poi un maschio e una femmina CPU anche di montagna. Ho preso ovviamente coppie di maschi e femmine in occasione o in previsione di quelli che potrebbero essere gli accoppiamenti, e quindi avere comunque due top tier di chocobo che possano accoppiarsi magari mi consentono di ottenere appunto il grado B A del chocobo, quando sarà con le giuste noci, con il giusto accoppiamento, eccetera eccetera, potrei effettivamente ottenere qualche cosa in più. È vero che ne potrei prendere di più, perché ovviamente la stalla ne può contenere fino a 30, anche perché se devo fare le spedizioni con tre chocobo, praticamente devo averne altri 6 minimo fuori che possano effettivamente accoppiarsi a coppie da due, ovviamente, perché altrimenti finirebbe lì. Quindi ora, man mano che ne troverò degli altri, sempre ovviamente C/C+, sicuramente li acquisterò. Mi è rimasto soltanto questo D, che purtroppo non sono riuscito a trovarne un altro C o C+ fiume maschio, perché mi sono usciti sempre femmine, fiumi femmine praticamente, e quindi non sono riuscito a trovarli. Chissà, magari fortunatamente riuscirò a trovarne altri e poi avrò modo di poterli utilizzare. E ultima cosa che ovviamente andiamo a vedere, giusto per fare un po' le somme, è praticamente il mio playlog, per chi magari volesse guardare un attimino i miei numeri, le mie statistiche, anche per capire quanto ho effettivamente giocato ad Ever Crisis. Abbiamo il totale delle battaglie completate, il totale delle sintesi performate, il totale delle spedizioni Chocobo e poi le sezioni del solo content, che come potete vedere abbiamo praticamente tutto quello che ci interessa, e anche le coop, quindi tutti i vari tutte le varie statistiche, tutti i vari titoli che abbiamo fatto durante la sezione multiplayer. Questo è giustamente soltanto per farvi un po' di cazzi miei, a me sinceramente non mi interessa più di tanto, quindi direi che va bene così. Questo è il mio player ID, per chi voglia mandarmi le richieste di amicizia. Ho fatto qualche spazio tra gli amici di gente che non giocava ormai da mesi, che ovviamente mi occupavano ovviamente il posto. Per quanto riguarderà le gilde, ne parleremo in futuro, anche perché nel momento in cui verranno inserite le gilde è probabile che faremo una guild di community. Non farò una gilda personale, ma è probabile che faremo una gilda di community con i ragazzi che per l'appunto con i quali ho la possibilità di poter collaborare. Quindi molto probabilmente faremo un gruppo unico per evitare comunque di dividere diciamo i player italiani, che già sono pochi, quindi andarli a dividere ulteriormente scegliendo la fazione Joe o la fazione community non avrebbe senso. Quindi molto probabilmente faremo una gilda community tutta unica, e ovviamente chi vorrà partecipare sarà il benvenuto e avrà la possibilità di potersi, diciamo, di poter joinare, di poter giocare e fare i vari eventi insieme, sia su Twitch ma anche privatamente su Telegram, Discord, eccetera eccetera. Ovviamente vi ricordo anche di seguirmi su Twitch, di seguirmi qui sul canale YouTube qualora siate interessati soprattutto ai contenuti di Ever Crisis.
Io non ho più niente da dirvi, non ho più niente da mostrarvi per quanto riguarda il mio profilo. Spero che questo piccolo recap possa far piacere magari anche a chi gioca da più tempo o da chi gioca da meno tempo, per vedere cosa è possibile ottenere impegnandosi e comunque avendo costanza all'interno di un gioco che può sembrare molto farmoso, può sembrare molto pesante dal punto di vista psicologico, però se riuscite a prenderlo con le giuste misure, soprattutto durante questi periodi morti, avrete la possibilità di potervi rimettere in pari senza troppi problemi. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!